Benvenuti e arrivati in questo nuovo video. Oggi siamo tornati qua per andare a parlare di tennis giocato. Oggi guardiamo le due partite, domani mattina andrò a parlare della partita di Rafa. Domani mattina, pomeriggio, insomma, quando sarà della partita di Rafa, della partita di Sinner e di Musetti che si stanno giocando in questo momento e anche delle altre partite interessanti. Oggi andiamo a parlare di Carlos Alcaraz e di Venus Williams. Allora, partiamo dallo spagnolo Alcaraz, che poco concreto sicuramente, però perché comunque Baez, secondo me, onestamente non è un giocatore da cemento, cioè non ha un servizio forte, praticamente è breakabile ogni game, non dico ogni game ma quasi, è un po' uno Schwartzman, è più forte sulla terra. Alcaraz oggi non è che abbia fatto i miracoli, gli straordinari, però ai primi turni degli slam difficilmente sì, al 100%. Lo si vede anche spesso con i giocatori più forti al mondo, con Nadal, con Djokovic, Federer quando ancora giocava. Nei primi turni facevano difficoltà, ve lo ricordate quest'anno a Wimbledon, no? Djokovic a momenti perde 2-7, a momenti dal quinto con Non, Nadal a momenti va al quinto con Cerundolo. Quindi, per dire, se loro due che sono i più forti al mondo fanno queste difficoltà, cioè non dobbiamo spaventarci se le fanno Sinner e Alcaraz. Di Alcaraz penso che di lei non frega molto, ma di Sinner sì. Sinner che ha perso il primo set, ha vinto il secondo e penso che abbia vinto anche il terzo, non ho controllato. Comunque oggi dobbiamo parlare di Carlos Alcaraz. Baez non è l'avversario più complesso, cioè per un primo turno è un avversario brutto, cioè un avversario normale per un primo turno è un Thompson, per dire. E questo è un avversario normale. Cerundolo e Baez è un avversario più forte del normale per un primo turno. Cioè, se al primo turno slam, ovviamente parlo di giocatori che sono teste di serie alte, cioè per dire, Nadal non può beccare Alcaraz al primo turno, è impossibile, matematicamente. Però, devo dire, il Kyrgios di turno, il Murray di turno, questi sono avversari tosti per me, tutti, cioè sono avversari brutti, non sono degli avversari facili, cioè sono degli avversari a esport 1. Cioè, al primo turno, la testa di serie accreditata, becchi questi, è sicuramente sfortunato. Quindi per Alcaraz, secondo me, secondo loro, non è un giocatore facile. Scusatemi, Baez, al primo turno di uno slam non è un bel giocatore da beccare. Comunque riesce a domarlo in 2-7, riesce sempre a 7-5, poi Baez si ritira per problemi fisici, diciamo che se fosse Baez poteva togliere un set Alcaraz, ma più di questo non mi sarei aspettato da parte dell'argentino. Comunque Alcaraz, che secondo me è terribilmente, non è concreto. Alcaraz, per diventare un giocatore dominante, devi imparare ad usare la potenza, perché Alcaraz è una potenza tremenda, c'è cioè un giocatore fortissimo sotto l'aspetto. Il problema è che non puoi sempre tirare a cannone delle volte, e poi quando ti crea l'opportunità, si crea l'opportunità e poi tira a cannone. Questo è quello che deve fare Alcaraz. Sul servizio deve ancora migliorare, migliora quello. Il drop shot, dico che almeno tra i primi 5 al mondo a livello di tocco. Federer, se gioca, è il più migliore. Nadal, lo metto sopra Alcaraz. Forse anche Nole sopra Alcaraz, non lo so. Tsitsipas. E poi ci sta lui, cioè questi cinque secondo me sono più forti, le lo tocco. E Alcaraz è un tocco fantastico, però rispetto a Madrid, quando era in palla sbaglia molto più che la palla corta. Di Alcaraz abbiamo finito di parlare, adesso andiamo a Venus Williams. Ok, Venus Williams che perde al primo round come ci stava, come c'era da aspettarsi. Al secondo set il tie perché prova, ragazzi, Venus è la stessa cosa di Serena. Non ha annunciato il ritiro probabilmente per non togliere, per non distogliere l'attenzione, secondo me, dal ritiro di Serena, ma penso che sia l'ultima volta che l'abbiamo vista in campo, in singolare. Non vedo perché dovrebbe continuare Venus, è stata una giocatrice fenomenale. Ha vinto chissà quanti slam, 7, tantissimi titoli importanti. Lei, e soprattutto Serena, ma lei praticamente ha fatto quasi 20 finali slam, se non sbaglio.
sono state le giocatrici più forti del XXI secolo per distacco. E secondo me Venus è una giocatrice attualmente, purtroppo non è più quella che era prima. Se Serena Williams attualmente per me il ranking, cioè Serena Williams adesso secondo me è tra i primi 100 al mondo a livello di come gioca. L'ho vista anche contro la Montenegrina, che non ricordo il nome, Kovinic tipo si chiama se non sbaglio, e per me Serena è ancora tra i primi 80-90 giocatrici mondiali, perché Kovinic è la battuta agilmente. Contro Kontaveit per Serena la vedo Mission Impossible, quindi penso che la se ne tirerà. Poi giocheranno anche il doppio le sorelle Williams, che possono dare di più perché si devono muovere di meno, ovviamente perché il campo sia un po' più grande, ma sono due giocatrici, quindi il campo da coprire è minore. Venus, purtroppo ragazzi, Venus non è più competitiva a mio avviso. Quest'anno 4 sconfitte e 0 vittorie. Questa qua poteva vincere un set, il secondo, ma nel primo è stata dominata. Secondo me Venus merita un tributo, perché comunque è stata una delle migliori giocatrici all time, almeno tra le prime 25 giocatrici di sempre ci sta. C'è una che ti vince 7 slam, è una fenomena, poco da dire. Quindi Venus fa quello che può. Non mi sarei aspettato che avrebbe vinto, non mi sarei nemmeno aspettato che saremmo arrivati così tanti in avanti. Nel secondo set, cioè, mi aspettavo che avrebbe perso 6-2, cioè magari 6-3, 6-3, 6-4, 6-3, 6-2, 6-2. Non mi sarei aspettata che fosse che sarebbe arrivata al tie. Non mi sarei aspettata che sarebbe arrivata al tiebreak, però ce l'ha fatta, non è riuscita a portarsi a casa il set, però secondo me da Venus Williams dobbiamo prendere, bisogna prenderla come esempio. Una giocatrice che ha vinto l'Emilia simile, che per la carriera fatta di passare un primo turno non gliene frega niente a uno slam e a che qualsiasi altro torneo, ma dopo aver perso male, perché l'ha perso male il primo set, si mette là a lottare con tutto quello che ha, nonostante abbia 42 anni, nonostante che il movimento purtroppo è una cosa fisiologica, non è più quello che era prima, nonostante tutto, ma lei lotta tantissimo. I giovani giocatori, giocatrici, ma anche con Nadal, con Federer, con Djokovic, devono prendere come esempio l'attitudine di questi giocatori e giocatrici in campo. Anche per Serena sono cose fantastiche. Comunque non so, secondo me si ritireranno, l'ha annunciato per il semplice fatto, cioè prima o poi si ritireranno tutti, però secondo me si ritirerà dopo questo US Open. Non l'ha annunciato perché non voleva magari rovinare la festa di ritiro a Serena, ma penso che si ritirerà. Perché comunque ormai ha un fattore di età, cioè a 42 anni essere competitivo a livello WTA, a livello professionistico, è quasi impossibile. Vi ringrazio per la visione, noi ci vediamo al prossimo video, iscrivetevi, commentate, condividete il video, è tutto.